Adesso vi da trover di eternom. Perché si ciapan. Manqui c'è e manqui di. E a vi da vai da rispetto. Per tutti i vostri compagni. E brisa a far mettersi nella testa di della politica. Te perché te qui? No, tal di me perché te qui? Te te qui perché a dritga. I sta in fascista e tu dask. Ma qua sta leccato. Leccato non e tua nonna. E prima ancora le lacate tutta la tua famiglia. Allora te le dar curdera, il ban. E quando ti vado un tu dask, te ne brisa a scappare via. Ma te da feri la guerra. Quello che più mi ha colpito è l'affetto, l'amore tra di noi e la solidarietà. C'è nel pericolo, in tutto. C'è questo che gli uomini, che hanno gli stessi ideali naturalmente, che combattono nella stessa causa, si vogliono bene. Veramente, è un sentimento che ha pervaso proprio la nostra vita. Era una vita tremenda per me, specie che ero abituato a fare il contadino. Noi eravamo dentro una capanna e si stava lì, non si poteva andare fuori, notte, giorno. Di notte si poteva andare a prendere un po' d'aria, ma di giorno c'erano le spie in giro. Mi ha appena... Vuoi te andiamo a dire a Caglietta e compagnia che noi te andiamo via? Ma come? Siamo fermi. Se vuoi serve, vuoi fare il fuoco per i tedeschi? Guarda che ne arrivano di mondi. E poi dopo vanno a fare come mi ha detto il Loes. Colpire e andare via. Dai. E di fronte a questi episodi un giovane di 18-19 anni si sente profondamente legato ed entusiasta, e difatti anche le stesse canzoni che noi cantavamo facevano riferimento, è la stella rossa, è l'armata rossa che marcia alla riscossa, dischiude dalla fossa la schiava umanità, quindi li cantavamo oltre che gridare. Un pensiero in azione, ecco la lotta di liberazione, che ha contribuito consciamente o inconsciamente a ridefinire questo nuovo concetto di personalità e di individualità. Adesso io faccio, come ho detto prima, dei tagli e forse degli accostamenti anche impropri, ma nella Brigata Stella Rossa noi avevamo francesi, russi, polacchi, insomma eravamo al di là di ogni tipo di diciamo cultura, di lingua e di religione. Gridavamo come dei forsennati, forse volevamo far sentire inconsciamente che eravamo in molti, che eravamo organizzati, che volevamo... A me anche quando sono stato in guerra mi piaceva di urlare. Senti, paura? Tanta. Vi dico una cosa, in guerra ci vuole una grande fortuna, altrimenti non ne esci. Voi dovete sempre avere il fucile in questa maniera qua, non sulle spalle. Bisogna che si nascondano anche gli altri. Sul momento, quando cominciate a sperare, allora sì. Ecco. Ho fatto la lotta partigiana perché io poi potevo starmene benissimo anche a casa. Però bisognava prendere una decisione, o da una parte o dall'altra. La guerra distrugge. La cosa più
grande che distrugge è la coscienza umana. Un uomo in guerra non è un uomo. Stati back! A chi dobbiamo fare la guerra oggi? Credo la dobbiamo fare a qualcosa di forse un po' interno anche a noi. Sicuramente diffuso nella società e non è il virus da cui siamo, ahimè, martoriati in questo periodo, ma è la dimensione dell'egoismo. Cioè ciò che inquina ancora il mondo è una visione delle cose in cui il profitto, il denaro, l'interesse, l'io sono, io faccio, diventano predominanti rispetto a quella che invece è la dimensione sociale, al piacere di condividere. Alla dimensione del capire che l'altro è qualcosa che sicuramente ci può arricchire. Ecco, credo che le battaglie del futuro per la nostra, ma anche e soprattutto per le giovani generazioni, siano nel difendere una Europa, un'Italia, un mondo, da quelle che sono tutte le dimensioni di discriminazione, in cui si dà un valore diverso ad ogni uomo, non riconoscendone la preziosità, non riconoscendo che ogni uomo ha un valore per la società, è un arricchimento, non avendo fiducia. Ecco, l'egoismo è quell'elemento che ci può veramente offuscare il futuro. Dobbiamo difendere la casa in cui abitiamo, la casa non ovviamente solo quella in cui risiediamo abitualmente, ma quella più ampia. Dobbiamo fare delle scelte che ci portino ad avere una dimensione solidale anche con la natura. Dobbiamo sentirla solidale come gli uomini, cioè dobbiamo amare questa e quelli con la stessa energia per cercare di cambiare qualcosa che è fondamentale, cioè la visione del futuro. Il fascismo, il nazismo, quello che mi fa schifo oggi è che in Italia abbiamo una base che è ignoranza politica, quello c'è. Io quando vedo le cose come stanno andando adesso, preoccupato, no, perché ormai io c'ho più poco da perdere, ma voi giovani state allerta, le orecchie, la testa fra le orecchie, e guardate dove mettete i piedi, questo.